Rieccoci in questo campo base protezione civile. Vi dicevamo, grazie ai volontari ma grazie alle aziende private che stanno dando un futuro al Parco dello Storga, e siamo assieme a tal proposito al presidente di Ascotrade, Stefano Busolin. Allora, presidente, una scelta di appoggiare questa esercitazione? Sì, una scelta consapevole rispetto al ruolo dell'azienda. Siamo un'azienda del territorio e quindi abbiamo la nostra responsabilità sociale, ed era importante aiutare la protezione civile e la provincia in prima battuta, ma soprattutto dare una mano per restituire il Parco dello Storga ai trevigiani. Certamente, con l'idea che è diventata contagiosa anche per altre realtà e anche in casa vostra, perché state pensando di rimanere partner di questo parco. Sì, l'abbiamo dichiarato anche nella conferenza stampa dell'altro giorno, abbiamo detto ci saremo anche l'anno prossimo. Ci piace questa idea dell'aiuto, della responsabilità sociale, quindi l'abbiamo dichiarato pubblicamente, ci saremo anche il prossimo anno. Ecco, presidente, ci piace questa idea, mi piace di cuore. Voi siete sempre in primo piano sul sociale e, se non sbaglio, il 24 febbraio c'è qualche appuntamento. Sì, il 24 febbraio rilanciamo l'operazione Mi piace di cuore, quella grande operazione a favore dei disabili, 8 impianti già sistemati nel Veneto nel corso di queste prime 3 edizioni, quindi diamo una mano anche su quel fronte ai nostri 8 impianti per fare sport. 8 impianti sportivi, sì, per dare una mano ai giovani per praticare sport, ai giovani disabili. Ma potremmo anche citare ad esempio il rilancio dell'operazione Amici, ovvero quell'aiuto che diamo alle famiglie con un reddito ISE al di sotto dei 25.000 euro, lo presenteremo tra qualche giorno assieme ai sindacati. 8 anni è unica che facciamo questa operazione, unica società in Italia che sconta il gas in maniera importante per le famiglie in difficoltà. Grazie Stefano Busolin, grazie ad Ascotrade per quello che fate per il territorio e per le persone. Cronache Trevigiane come sempre torna la prossima settimana, stessa televisione, stessi orari, ma ogni servizio lo potete rivedere su www.cronachetrevigiane.tv e seguiteci ancora come fate sempre dalla nostra fanpage di Facebook. Grazie ancora, alla prossima.